Sono stati commemorati ieri gli 8 carabinieri rapiti e successivamente uccisi 70 anni fa. Erano tutti in servizio all'ex caserma dell'Arma di Contrada Feudo Nobile, ancora esistente nonostante il lunghissimo tempo trascorso. Nella chiesa del Rosario, durante la celebrazione eucaristica, è stato il vescovo Monsignor Rosario Gisana a ricordare i caduti e quei terribili giorni rimasti impressi nella storia locale e non solo. Non possiamo dimenticare questo gesto che lo vorrei per certi versi accomunare anche ad altri gesti martiriali che purtroppo la nostra regione ha vissuto, ha sperimentato. Purtroppo perché chiaramente sono perdite di vite. Dall'altra parte però bisogna dire che questo sangue, come diceva un padre della Chiesa, uno scrittore cristiano antico, Tertulliano, effettivamente diventa poi seme di virtù, di grazia, seme in questo particolare caso di legalità. Vorrei veramente che questa commemorazione potesse essere un modo per poter sentire sempre noi in maniera viva il senso della giustizia, il senso della pace, il senso di quella legalità che promette un futuro migliore per i nostri giovani. Questo è stato l'impegno fondamentalmente di Gesù, di porre l'attenzione sulle persone bisognose, dagli ammalati ai peccatori, ai poveri. Per cui sarebbe veramente un controsenso che la Chiesa non avesse questa attenzione, certamente spingendo anche le istituzioni civili, dall'altra parte anche prendendo, diciamo, assumendo in se stessa l'impegno di avviare attività concrete che possono essere motivo di accoglienza e soprattutto facciano veramente sentire che anche le persone che vengono da lontano, che hanno altre religioni, che hanno altre culture, alla fine siamo effettivamente tutti un unico uomo, direbbe la scrittura, quell'Adam da cui tutti proveniamo. Dopo la Santa Messa è stato deposto un omaggio alla memoria nel luogo dell'ex caserma. Alla commemorazione c'erano i componenti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, presieduta in città dal luogotenente Domenico Resciniti, il maggiore Valerio Marra, comandante del reparto territoriale, e il colonnello Gerardo Petitto, comandante provinciale. Erano presenti anche le autorità civili.